Le detenzioni per gli animali costituiscono un'enorme sofferenza alla quale si aggiunge lo stress della cattura, ma Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, ha emesso un'ordinanza con lo scopo, secondo la Lega antivivisezionista, di sanare la cattura di M57 e dell'esemplare che negli ultimi giorni si era avvicinato ad Andalo. L'ordinanza, emessa il 27 agosto, però, anticipa anche che saranno catturati tutti gli orsi che si avvicineranno ai centri abitati. La Lega per questo ricorre al TAR dopo aver già fatto richiesta di accesso agli atti per chiarire le modalità e le dinamiche dello scontro di M57 con il giovane carabiniere, le prove dei danni, le relazioni dell'ISPRA e le modalità di cattura. Le alleganti vivisezionista, appena appreso dell'ordinanza di cattura orsi e di M57 e dell'altro orso confidente che si sta girando ad Andalo, ha deciso immediatamente di fare un ricorso al TAR. Troviamo che questa di M57 sia stata così una sanatoria un po' last minute, perché di fatto era già stato catturato e non era ancora stata emessa l'ordinanza, mentre per quanto riguarda l'orso confidente di Andalo, già da tempo si aggira, gli orsi diventano confidenti perché comunque c'è un rapporto umano, oppure per quanto riguarda anche lo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare, per cui per quanto riguarda l'umido eccetera, loro vengono molto attratti anche da questo e non ci sono sufficienti mezzi di dissuasione, per cui sicuramente bisogna intervenire trovando una soluzione a questo problema. È una questione da dirimere perché comunque il Trentino riceve fondi europei per quanto riguarda la gestione degli orsi, questo lo dobbiamo ricordare, e quindi d'altra parte dovrebbe imparare a convivere con gli orsi in un modo che rispetti quella che è la natura degli orsi e anche più rispetti le loro esigenze etologiche.